La Regione Campania ha stanziato 115.000 euro destinati al piano territoriale delle politiche giovanili. I fondi sono stati destinati al comune di Sala Consilina in qualità di ente capofila dell'ex distretto scolastico 61, che raggruppa 19 comuni del Vallo di Diano. La notizia dello stanziamento è stata inserita nell'ultimo numero del BURC della Regione Campania. Questo finanziamento servirà a potenziare dove già sono esistenti gli uffici Informa Giovani e di Forum Giovanili e, nei casi dei comuni che ne siano ancora sprovvisti, a fornire gli strumenti necessari per la loro istituzione. L'obiettivo che si pone la Regione, che complessivamente ha stanziato poco meno di 5 milioni di euro, è di mettere a sistema tutti gli interventi di politiche giovanili, coinvolgendo in una progettazione organica tutti gli enti locali che, oltre ad essere diretti interessati, sono anche più attenti conoscitori delle necessità e dei bisogni delle comunità locali. Gli obiettivi che la Campania si è prefissata dovranno essere raggiunti attraverso quattro azioni: informiamoci, destinata alla promozione e incentivazione dei servizi Informa Giovani; partecipiamo, per la promozione e incentivazione della cittadinanza attiva; progettiamo, finalizzata al sostegno ai progetti innovativi e di rete in materia di politiche giovanili; ed infine diverse azioni di sistema. Oltre al comune di Sala Consilina hanno beneficiato dei fondi anche altri 12 comuni della provincia di Salerno.